Un decimo di secondo. Questo è il tempo che impiega l'essere umano a farsi la prima impressione di qualcuno. Da questa poi è difficile discostarsi e questo potrebbe essere un problema nel caso in cui stai facendo un colloquio di lavoro e la tua estetica non piace al reclutatore. Per qualsiasi motivo, per esempio la tua immagine non corrisponde a quella standard associata a quel lavoro o semplicemente ricordi all'esaminatore qualcuno che gli stava antipatico. Fortunatamente la tecnologia ha trovato delle soluzioni. Ad esempio, l'azienda di reclutamento TNG, insieme a quella di robotica Furat, hanno creato nel 2018 il primo robot reclutatore imparziale, Tengai Unbiased. Unbiased, letteralmente senza pregiudizi. Il suo scopo è infatti valutare l'effettiva competenza del candidato senza farsi condizionare da pregiudizi come l'estetica, i vestiti oppure l'etnia o il genere, come farebbe un essere umano, offrendo così un'esperienza del candidato il più possibile onesta, equa ed emozionante. O perlomeno così viene presentato. Uno dei propositi della tecnologia, e in particolare dell'intelligenza artificiale, è quello di costituire un'alternativa oggettiva, imparziale e razionale alla fallibilità delle decisioni umane, che sono, come noto, condizionate dall'emotività e dall'irrazionalità. Penso che questo non possiamo negarlo, perché per dirne una, chi è che l'altro giorno ha scritto proprio a quella persona a cui non doveva scrivere perché lo sapete entrambi che non è la cosa più giusta, eppure lo avete fatto lo stesso? Esatto, tutti noi, è inutile che ci raccontiamo bugie. Quindi, insomma, le decisioni umane non è che siano la cosa più brillante dell'universo, e invece l'intelligenza artificiale può aiutarci a sopperire alle nostre mancanze. Prendiamo ad esempio il caso delle auto a guida autonoma. Le maggiori argomentazioni in loro favore sono proprio date dalla possibilità e dalla speranza di eliminare l'errore umano. Prendiamo un qualsiasi sito di macchine a guida autonoma, ad esempio questo qui della Coalition for Future Mobility. Questo inizia sottolineando come il 94% degli incidenti sono causati dal comportamento e da errori umani. Quindi, automatizzando tutto, l'esperienza di guida sarebbe molto più sicura. Insomma, l'utilizzo di algoritmi di intelligenza artificiale viene presentato nel discorso pubblico con aggettivi che rimandano alla sfera dell'infallibilità, dell'oggettività, della neutralità. Tanto che uno studio del 2018 della Harvard Business School ha mostrato come le persone tendano a fidarsi maggiormente del giudizio di un algoritmo rispetto che a quello di un essere umano. Ma siamo sicuri che è una buona idea? Siamo nel 2014 e il gigante multinazionale Amazon ha appena implementato un algoritmo proprio per ottimizzare l'assunzione di personale. Passa un anno, però, e si rendono conto che l'algoritmo aveva un problema, tanto che nel 2017 devono smettere di usarlo. Il problema? Beh, l'algoritmo discriminava le donne. Ma non è che lo faceva per sbaglio, le discriminava proprio in quanto donne. Fra poco capiremo perché, ma intanto andiamo avanti. Siamo negli anni intorno al 2015-2016 e la studentessa del MIT di Boston, Joy Boulamwini, nera, sta lavorando a un software di analisi e riconoscimento dei volti. A un certo punto però si rende conto che il sistema non riconosceva la sua faccia. Va ad approfondire allora e si accorge che in realtà il software funzionava bene, ma per i suoi colleghi uomini e bianchi. Infatti per loro aveva una percentuale di errore dello 0,8%, ma aggiungendo variabili di etnia o di genere peggiorava drasticamente, fino ad arrivare a un errore dal 20 al 34% nel caso di donne nere. Ancora, 2016. Il giornale investigativo statunitense ProPublica pubblica un'inchiesta in cui mostra che le corti di giustizia americane stanno utilizzando un algoritmo di nome Compass per stimare il rischio di recidiva dei criminali. C'è un problema, però. Da un'indagine condotta su più di 10.000 imputati, si vede che l'algoritmo è molto meno imparziale di quello che sembra. Si vede infatti che il tasso di falsi positivi, cioè di persone che vengono stimate a rischio di commettere recidiva, cioè altri crimini, senza poi effettivamente commetterli, arriva addirittura al 45%, cioè praticamente uno su due, nel caso di persone della comunità afroamericana. Mentre al contrario per i bianchi si attesta intorno al 20%, ed anzi si vede un maggiore tasso di falsi negativi. Ma com'è possibile? Tre algoritmi che ci avrebbero dovuto aiutare a prendere delle decisioni più corrette e imparziali, forse sono stati creati proprio da persone sessiste e razziste? Beh, no. O meglio,
Non proprio, ma per capire meglio cosa c'è dietro, dobbiamo prima capire di cosa stiamo parlando, cioè come funziona l'intelligenza artificiale. O meglio, come funziona un particolare tipo di intelligenza artificiale chiamato machine learning. Machine learning letteralmente vuol dire apprendimento delle macchine, macchine che apprendono. E infatti funziona in questo modo. Alle macchine si dà un compito e poi loro apprendono autonomamente dall'esperienza e dall'allenamento, fornendo loro una grandissima mole di dati. Ad esempio, prendiamo il caso di un algoritmo che vuole distinguere le immagini di cani e di gatti. Ecco, si danno loro miliardi di immagini di cani e di gatti e loro imparano a riconoscere delle regolarità degli schemi e sulla base di queste predicono un risultato. In un modo, tra l'altro, che spesso è oscuro anche ai loro stessi programmatori, ma di questo parleremo più avanti. Che cosa succede quindi al caso dei nostri tre esempi? Beh, che le loro decisioni finali dipendono proprio dal modo in cui questi hanno appreso e in particolare dai dati sui quali sono stati allenati. Prendiamo ad esempio il caso del software di Amazon per reclutare il personale. Beh, questo non è che era stato fatto da persone appositamente sessiste. Semplicemente i dati su cui era stato allenato venivano da 10 anni di assunzioni che non è difficile immaginare calate in un contesto sessista, ancora marcatamente maschile e condizionato da quei pregiudizi che vedono le donne come meno adatte, eccetera. L'algoritmo, quindi, aveva imparato a riconoscere la caratteristica femminile come sfavorevole perché meno correlata poi a una successiva assunzione e aveva quindi imparato a scartarla sistematicamente. La stessa cosa avviene con l'algoritmo Compass per stimare il rischio di recidiva dei criminali. Anche in quel caso i dati su cui era stato allenato l'algoritmo erano stati raccolti in un contesto tutto fuorché imparziale. Infatti l'atteggiamento razzista e spesso disumano della polizia statunitense nei confronti della comunità afroamericana è tristemente noto, basti pensare al famoso caso di George Floyd o a tutti gli altri casi di abusi, violenze e addirittura uccisioni che sono denunciati fra gli altri dal movimento Black Lives Matter. Infatti i risultati sono chiari. Compass, nel caso dei neri, si sbaglia praticamente una volta su due e si vede che viene stimata addirittura a maggiore rischio una ragazza nera che aveva compiuto un furtarello in età adolescenziale rispetto a un uomo bianco che aveva compiuto plurime rapine a mano armata. Stesso identico discorso per il software che non riconosceva il volto dell'informatica nera del MIT, Joy Boulamini. Anche in quel caso, le immagini con cui era stato allenato l'algoritmo erano per la quasi totalità di uomini bianchi, togliendo alle donne nere non solo il riconoscimento della propria identità e causandogli enormi problemi pratici e burocratici, ma anche avendo delle conseguenze gravissime nel momento in cui questi software sono stati utilizzati dalle forze dell'ordine, etichettando per errore, data la poca accuratezza, delle persone nere come criminali. Immaginate poi la stessa situazione in campo medico, con degli algoritmi che vengono utilizzati dai dottori per diagnosticare le malattie. E immaginate di far parte di una minoranza e che la vostra malattia non viene diagnosticata perché i software non sono abituati a vedere immagini che ti rappresentano. È raggelante, no? I casi sono moltissimi. Ad esempio, nei Paesi Bassi uno scandalo ha investito un algoritmo per identificare il rischio di frodi nelle richieste di sussidi per i figli, ma che violava la privacy e discriminava famiglie povere e di origine straniera. Insomma, gli esempi che potremmo fare sono infiniti. E la cosa peggiore è che in ognuno di questi casi le decisioni venivano presentate come oggettive, insindacabili, neutre, proprio perché prese da un computer e non da delle persone che potevano essere soggette a pregiudizi. A questo punto però qualcuno potrebbe dire, ok, questo è un problema, però se noi andiamo a migliorare i database e i dati con cui alleniamo gli algoritmi, si può effettivamente arrivare a una tecnologia neutra e oggettiva. E in parte è vero, nel senso che è assolutamente necessario rendere i database il più ampli, diversificati e inclusivi possibile. E anche questa è una cosa non scontata, che richiede cioè una precisa volontà e una precisa scelta. Alle volte, però, il problema è più profondo di così e risiede non nei dati, ma negli algoritmi stessi. È questo ad esempio il caso dell'algoritmo di collaborative filtering, che è quello che sceglie dei contenuti personalizzati adatti a te. È quello che ad esempio su Netflix ti consiglia i film, su Spotify le canzoni, su Amazon gli oggetti, eccetera eccetera. Ecco, in questo caso ci sono proprio degli studi appositi che hanno mostrato come si può tradurre in un comportamento discriminatorio quando ad esempio su Netflix vengono consigliate le pellicole popolari a scapito tra l'altro dei gusti di nicchia e per esempio vengono consigliati dei film di Natale
persone della comunità ebraica. Oppure quando vengono iperprofilate le persone e per esempio ci si rende conto che una persona appartiene alla comunità omosessuale e gli vengono consigliati solamente contenuti di quel tipo. La possibilità di consigliare dei contenuti personalizzati, unita all'elevatissima capacità di profilazione di questi sistemi, può avere delle conseguenze profonde e spaventose. Si pensi al caso di Facebook. Nel 2021 i giornalisti di Newsguard hanno fatto una prova. Hanno messo un singolo mi piace a una pagina che diffondeva contenuti antiscientifici e l'algoritmo ha consigliato loro decine e decine di pagine simili. Loro hanno notificato la cosa a Facebook, ma questo non ha preso provvedimenti. È così possibile, anche in casi come la politica, ed è stato visto col famoso caso di Cambridge Analytica, radicalizzare ed estremizzare persone che magari partivano semplicemente da una posizione moderata o scettica. E questo è quello che succede effettivamente anche in altri social, come ad esempio Reddit, dove si creano delle subculture e persone dell'estrema destra, chiamiamola così, sono arrivate addirittura nella vita reale a compiere delle stragi. Il caso è tristemente noto. Oppure prendiamo il caso di TikTok, il cui algoritmo è talmente preciso da profilare le persone in modo quasi inquietante. Quali potrebbero essere le conseguenze nel caso di persone che hanno dei problemi o delle fragilità e si trovano esposte appositamente a dei contenuti che magari estremizzano la loro condizione? Ad esempio, su Instagram è stato visto da diversi studi che per esempio l'utilizzo di filtri è nocivo per le ragazze. Fortunatamente ci sono molti movimenti anche di influencing dal basso che vanno contro queste derive, ma Meta non prende provvedimenti. Soprattutto il fatto che ognuno di questi social network abbia un algoritmo volto appositamente a tenere le persone incollate, a passare il più tempo possibile su di loro, è qualcosa che ha delle conseguenze dannosissime a livello psicofisico. Eppure nessuno fa niente. Com'è possibile che accettiamo pacificamente questa cosa? Dovremmo iniziare a parlarne in modo forte e urgente. In primis per questa capacità di amplificazione esponenziale, per questo potere, ma non solo. Il discorso generale sulla tecnologia e sull'intelligenza artificiale dovrebbe cambiare anche per altri motivi. Infatti, riprendendo un po' il discorso fatto lungo tutto il video, una domanda lecita potrebbe essere: ok, l'intelligenza artificiale presenta dei problemi, non è davvero imparziale, eccetera, ma se noi accettiamo la presenza di pregiudizi nelle decisioni umane, perché non dovremmo accettarla anche in quella degli algoritmi? Ebbene, la risposta è triplice. 1. In primis c'è una motivazione psicologica, anzi psicologico-pratica. Infatti, in comunicazione della scienza, ad esempio, è noto che il rischio percepito è diverso dal rischio effettivo, perché è condizionato da una miriade di altri fattori, come ad esempio la possibilità di identificare un colpevole e di capire di chi è la responsabilità del fatto. Nel caso dell'intelligenza artificiale, invece, chi è responsabile? Se un algoritmo prende una decisione sbagliata, di chi è la colpa? Di chi lo ha creato? Di chi lo ha allenato? Di chi lo ha utilizzato? E questo è un grande problema anche, ad esempio, nelle auto a guida autonoma. Nel caso di incidente, a chi si dà la colpa? 2. Collegato a questo c'è un altro problema che accennavamo all'inizio, cioè il fatto che il funzionamento stesso di questi algoritmi, spesso, non è tanto trasparente, ma anzi è oscuro ai loro stessi programmatori. E questa costituzione a scatola nera, a black box di cui conosciamo solamente l'input e l'output, è problematica, perché se noi dobbiamo identificare dov'è l'intoppo in un processo decisionale, come facciamo? E questo ha a che fare proprio con la possibilità di identificare un responsabile. Ma soprattutto il punto cruciale è il terzo, cioè la retorica e il discorso pubblico che si fa attorno ai dati e alla tecnologia, e in particolare attorno alla loro presunta neutralità. Se infatti noi continuiamo a dire lo dicono i dati, lo dice la tecnologia, presentandola come uno strumento avulso dal contesto sociale, come assolutamente oggettivo, obiettivo, neutrale e imparziale, chi lo utilizza ha un potere grandissimo e diventa uno strumento potentissimo. Se invece inizia ad essere di dominio pubblico il fatto che questi sono semplicemente degli strumenti creati in una società e da questa condizionati e frutto di precise scelte, ecco, il loro utilizzo diventa meno pericoloso. È proprio di questo che parleremo nel prossimo video. Amplieremo il discorso non solo all'intelligenza artificiale, ma a tutta la scienza e alla tecnologia in generale. Andremo a vedere a livello proprio filosofico, strutturale e fondativo come nella scienza rientrino i valori morali, cioè l'idea di bene e male, e come non potrebbe essere altrimenti.
Insomma, se non ve lo volete perdere, vi consiglio di iscrivervi al canale, che per noi è sempre un gesto preziosissimo, e magari attivare la campanella, così vi arriva la notifica. Per il resto, se volete, condividete questo video, perché è arrivato il momento di parlarne.